Con lui e sapere che comunque sarà difficile lottare il posto di domenica è una motivazione in più, o comunque può subentrare a un certo momento anche una sorta di rassegnazione per il fatto che c'è davanti un mostro sano come Buffon? Sicuramente, tanto grazie a tutti e buonasera. No, innanzitutto è stata una scelta che io dove sono andato fortunatamente ho sempre giocato, e dove non giocavo sono andato via. Mi sono reso conto quando sono arrivato alla Juve di aver raggiunto il massimo, quindi ovviamente mi sono reso conto anche di avere davanti a me il numero uno, quindi alla fine ho fatto una scelta di vita, sono contento, sono stato molto d'accordo con la società, con tutti quelli che girano intorno alla società, con l'allenatore, con tutti i compagni, quindi ho deciso di rimanere. Sono sincero, penso di farlo a lungo e spero più che altro, e sono contento della vita. C'è qualcuno al pubblico che fare qualche domanda a Marco? Giusi Fiorito, giù le mani alla Juve, prego. Ho letto in occasione di visitare l'organizzatore un bellissimo articolo di Jacopo Dossi che ha ventilato sulla stampa nel giugno del 2010 quando sei venuto alla Juventus. In questo articolo si fa un bellissimo ritratto di te, che forse non tutti gli juventini conoscono, perché ti definisce mani salde e cuore fermo. E dice poi una cosa praticamente della tua esperienza, dopo la tua esperienza delle partite, pare che tu abbia dichiarato che ci sono dei momenti profondi della tua carriera, è stata la tua esperienza più bella. Anche se il Levante aveva dei problemi economici, non delle cose. Pare che tu abbia detto questa frase, i soldi non sono. Dato, oltre a questo, scrive questo articolo anche un'altra cosa molto carina. Dice che ti descrive come stai all'inizio degli allenamenti del lavoro, e che tu prendi in giro i compagni che ci divertono e scelgono a spezzare il fondo per un tempo ci fischia mentre devi alzarsi. Ecco, sapere se questo è vero, perché farebbe di te un personaggio, diciamo così, di quelli che un pochino si stanno anche un pochino perdendo, e perché loro rischiano per il fuoco delle vie, parlo a tutti in generale. E poi volevo chiederti se dopo l'esperienza che hai fatto vincere con il non mi ricordo più niente. Se è vero, se è vero. Sì. Sì.
guarda, ti dico subito, non entro in merito sull'ultima domanda perché non spetta a me, io sono arrivato da poco, quindi non, sono giovane tra virgolette per parlare di questo, quindi lascio commenti agli altri, ma anche per il centro posso dire tante cose. E per quanto riguarda le varie domande che mi hai fatto, ti dico che io sono uno di quelli che scherza più di tutti, io, insieme a qualche altro, però quando mi alleno, sinceramente, siccome io mi alleno bene, prendo come quello di un gioco, però alla fine penso che ci pagano bene, sia un lavoro da fare bene e da prendere seriamente, quindi non sopporto chi si allena male o chi scherza durante gli allenamenti. Poi ripeto, io sono uno di quelli che scherzano, magari scherzano sui giocatori quando poi alla fine magari ci alleniamo tanto, cioè massimo 3 ore e mezza, massimo 2 ore quando in vista ci viene tanto, quindi in quelle 2 ore mantenere la concentrazione penso che sia fondamentale. E quando ho detto i soldi non sono tutto, è vero, anche se poi lì alla fine sono stato 6 mesi a Valencia perché giocavo in Levante e in effetti non ho preso un euro, forse ne ho persi, forse li dovrò prendere, non lo so. Però sono stato bene perché ho vissuto la mia prima esperienza all'estero, un po' preoccupante, è vero che non avevo figli, stavo con mia moglie, ma mi sono trovato benissimo in quella città e tuttora dico che è stata una delle mie più belle esperienze, insomma, di vita. Cosa ho scoperto le altre? No, qual è in questo momento della tua vita? Tu sei stato, diciamo, il portiere che ha sostituito tutti i grandi portieri di Fortunato. Quindi qualcuno dice portoghiere, no? Sinceramente sono stato fortunato perché nel momento in cui purtroppo qualcuno si è fatto male io ero libero. Libero oppure ero pronto ad andare, pronto a partire, come è successo col Milan perché era entrato Dida e io dopo un po' di partite ero tornato in panchina e quindi si fece male Castellazzi nella Sampdoria. Dopo la Sampdoria ero pronto a tornare al Milan, si fece male Gigi ai mondiali e quindi ripreso dalla Juve fortunatamente per me, insomma, però penso che prima parlavo del Milan perché non ero stato la Juve, adesso parlo della Juve perché mi sono reso conto che è la squadra, non dico più forte perché magari ancora dovremmo diventarlo, però sicuramente la squadra con più tifosi, la squadra con più, che per me era più importante nel mondo. Mi passa la parola a Carmelo Amato e vuole farti questa domanda, Marco. Ma come si fa a passare dal 7° posto dell'anno scorso con Gigi Neri al 1° posto allo scudetto con Antonio Conte e comunque con una squadra che sulla carta non valeva il 1° posto, almeno era candidata a partire alla Champions League e non a vincere lo scudetto? Ma è veramente Antonio Conte il vero top player di questa squadra? Sì, io ho sempre detto che non è solo il mio pensiero, ma il pensiero di tutti i componenti della squadra, di tutti i giocatori, che sicuramente quella marcia in più ce l'ha data l'allenatore, ha formato un grande gruppo, ci ha dato una mentalità vincente, comunque sì, anche chi giocava poco, come me per esempio, ha dato una mano, io magari poi sono anche un po' più anziano rispetto agli altri, ma mi sono trovato molto bene, anche io ho voglia di vincere e sinceramente dopo questi anni un po' buoni penso che siamo partiti un po' in sordina perché nessuno si aspettava, no? che la Juve potesse vincere il campionato. Invece, ripeto, penso che sia stato un po' merito di tutti, ma di tutti noi, anche della società, anche di quelli tifosi ovviamente, che poi dopo magari avete iniziato a crederci, però l'allenatore è stata la più importante. Il momento più importante è stato Palermo con il sorpasso, oppure comunque la partita contro la Lazio, oppure ancora il discorso di Conte fatto prima di Juventus su Napoli, che vi ha caricato durante l'allenamento, ripreso tra l'altro da Sky in maniera proprio sorprendente perché comunque Conte non si aspettava di essere ripreso. Guarda, il discorso di Conte è stato uno dei tanti, quindi penso che quello è stato ripreso, l'avete sentito anche voi, però i discorsi sì ce ne hanno fatti tanti, sia prima, sia durante le partite, sia durante gli allenamenti, durante la settimana, quindi ripeto, noi
secondo me non c'è stata una partita chiave, insomma, sono tutte le partite, anche quelle che abbiamo pareggiato, magari all'ultimo o male, comunque sia, sono state partite determinanti, perché noi preparavamo ogni partita come se fosse una finale. Quindi a parte l'ultima partita che, di Coppa Italia, dove abbiamo perso, poi penso che sia stato veramente un campionato da ricordare, una stagione da ricordare. Carmelo Amato, vuoi fare una domanda? L'ultima domanda, poi dobbiamo passare a qualche foto che deve avere. Pochissime squadre, guarda, Milan, a livello societario, cosa ti ferisco? Stiamo parlando di... cioè in Italia ci sono, senza non lavorare da tanto, c'è l'Inter, Milan e Juve, che domina per tanti motivi, ovviamente... sono stato fortunatamente sia nel Milan che nella Juve e il Milan secondo me non c'è tanta differenza, nel senso che forse la Juve ha un po' più di profilo basso, nel senso che si vede che sembra veramente una squadra operaia, è sempre stata così, io me la ricordo quando giocavo a Messina ancora prima. Magari non c'erano dei nomi famosissimi, però comunque sia una squadra che faceva sempre tanto in Europa, nel mondo, e quindi mi ha dato sempre quell'impressione lì, cioè, della squadra operaia. Quindi Milan ovviamente vuoi per il modo che ha di approcciare anche, no? come fanno loro con il marketing e cose, sembra magari una squadra un po' più di... adesso non voglio dire parole strane, però insomma si sembra un po' più di un altro livello, invece ti dico che l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, sono stato fortunato, però mi sono reso conto che la Juve è la Juve. L'ultima domanda, Marco, te la faccio io, volevo chiederti come valuti la prestazione azzurra ai centri europei, in questa squadra che era caratterizzata da pochissimamente dalla presenza di giocatori che in qualche modo ha avuto una storia parallela, nata a quella delle due partite di Sorbina e poi arrivata alla finale. Mi dispiace aver perso in finale, però ovviamente penso che sono molto contento per i miei compagni che comunque siano considerato un ottimo europeo. Il gruppo Juve ovviamente quello più in forma e comunque sa anche che ha organizzato la vittoria del campionato, quindi sicuramente ha fatto benissimo. Ovviamente non eravamo favoriti, anzi molti ci davano fuori addirittura subito, invece non riuscite ad arrivare in finale, poi purtroppo abbiamo perso, però penso che abbiamo disputato la finale.